pezzo di storia che se ne va. Sono iniziati da pochi giorni i lavori di demolizione dell'ex mattatoio comunale a San Lazzaro di Fano, un edificio lasciato in abbandono da metà degli anni 90, trasformato spesso in rifugio per senza tetto e che ora, dopo le operazioni di bonifica dell'amianto, viene completamente raso al suolo. Questa mattina il sindaco Massimo Seri ha assistito all'abbattimento della struttura insieme agli assessori Cristian Fanesi e Samuele Mascarin. Noi siamo riusciti in 4 mesi a bonificare tutto il patrimonio pubblico dall'amianto nella città di Fano. Questo è un esempio che, fra l'altro, qui dicevo scherzando, è stata una bonifica ambientale ma anche una bonifica di ordine pubblico, perché spesso dovevano intervenire le forze dell'ordine perché c'era di tutto di più. Per cui questa è veramente un'operazione straordinaria che dà una bella risposta ai cittadini, e quando i cittadini vedono interventi come questi recuperano fiducia nei confronti delle istituzioni, perché dimostriamo di essere attenti alle problematiche, di essere competenti e capaci. E questo è il vanto che abbiamo, su cui mi sono sempre speso. È anche una bella risposta in un periodo non facile come quello che attraversiamo. Il costo dell'intervento per la demolizione dell'ex mattatoio si aggira attorno ai 190.000 euro. Viene abbattuto un ecomostro che scompare proprio anche, diciamo così, dall'immaginario della nostra città. Se questo è, diciamo, l'intervento più importante anche nell'immaginario collettivo, va ricordato che ci sono un'altra novantina di immobili, tra cui il palazzetto dello sport, la palestra Venturini, scuole, case colonniche, magazzini, che in questo momento sono stati o sono in fase di bonifica di amianto. Questi interventi si concluderanno tutti nel mese di dicembre e in 4 mesi quindi il comune di Fano avrà risolto un problema irrisolto da circa 30 anni. L'imponente struttura sorgeva su un'area di circa 2,5 ettari, che continuerà ad essere inclusa nel piano delle alienazioni. Quest'area ritornerà ad essere un piazzale che, come la destinazione d'uso del comune, è un'area che è disponibile, quindi in vendita, per realizzare interventi anche edilizi che vadano a favore delle famiglie e dei giovani, e questo sicuramente è un buon segnale dato a questa città.